Siraminga, con Ernesto Calindri, Franco Volpi e Sandra Mondaini. Siraminga, non dura. Non può durare. Però sa cosa le dico, commendatore? Dica, dica. Che in questa pagona ristorante si è mangiato veramente bene. Osteria! Quel pesce era squisito. Ah, sì, sì, proprio squisito. A proposito di pesci, lei sa quali sono i pesci che si assomigliano più tra di loro? Veramente non saprei. Sono i dentici. Ah, sì? E perché? Oh, bella. Perché? Perché sono identici. Non afferro. Oh, signor, lei è un giochetto di parole. Identici, identici. Ah, identici, identici. Osteria, buonissima, buonissima. Però anche il riso era eccellente. E sa che cosa le dico? Dica, dica. Che io personalmente preferisco il riso alla pasta asciutta, benché dicano che la pasta asciutta sia il cibo preferito degli italiani. Vabbè, ma se non è che questo... Vuole che le dica una cosa? Dica, dica. Secondo me, questa passione degli italiani per la pasta asciutta... Giuraminga. Non dura. Non può durare. Mille scuse, signori. Potrebbero essere tanto gentili da indicarmi una buona trattoria di Roma? Ah, la signorina va a Roma. Magnifica città, è vero, colonnello? Osteria! E vedrà, vedrà, signorina, quante buone trattorie troverà. Mi hanno detto, Roma bellissima. San Pietro, Campidoglio, Villa Borghese e tante belle antichità. Ah, sì, certo, le antichità di Roma. Ma vede, le antichità di Roma sono lì da tanto tempo che oramai, se vuole la mia opinione, le antichità di Roma, Giuraminga, non durano. Non possono durare. Neanche le antichità? Ma allora non dura proprio niente. Dura la china martini. Cameriere, 3 chine martini. A me, calda. A me, al sel. E a me, china, liscia. Oggigiorno tutto è una lusinga, Giuraminga, giurano. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre può. Fino dai tempi dei garibaldini, china martini, china martini. Niente bevande ma nei bicchierini, china martini, come i tempi d'oggi di...